facciamo un pigiama party. Un pigiama party? Pigiama che? Abbiamo avuto l'idea di giocare tutti insieme a obbligo e verità. Obbligo. Verità. Cinzia, ma la chiave? Cerchiamo la chiave perché io di nuovo fuori non ci voglio dormire. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E oggi sono felicissima perché c'è una mia amica a casa. Non so se la conoscete già, ma per chi non la conosce è Giada! Ciao ragazzi! Giada, cosa ti va di fare? Giochiamo che noi siamo le mamme e dobbiamo curare i nostri figli? Ok Giada, è una bellissima idea! Qua sotto proprio c'ho i bambini, allora lei è tua e lei è mia. A lei gli piace tanto i bocconcini di pollo, che poi è un pollo direttamente, gigante. Allora, lei una va fatta per il formaggio, la mia per le angurie, l'anguria e... non è buono. Allora. Ok, ragazzi, dovete sapere che a casa nostra è venuta l'amica di Giorgia, Giada, non so se la conoscete. E quando loro due stanno insieme combinano un sacco di guai. Quindi è caso che vada a controllare che cosa stanno combinando. Giorgia, Giada! Giorgia, Giada, che fate? Babbo, stiamo giocando a fare le mamme. Ok, va bene Giorgia, giocate, però ancora solo 10 minuti perché è tardissimo. Tra un po' è ora di andare a letto, quindi mettiamoci il pigiama, lavarsi i denti e poi a letto. Quindi ancora 10 minuti, poi a letto, va bene? Ok, va bene babbo. Giorgia, però io non ho sonno. Sì, è vero Giada, hai ragione, nemmeno io ho sonno. Ma cosa facciamo? Non lo so Giorgia, però io a letto non ci voglio andare. Nemmeno io ci voglio andare a letto Giada. Non ci ho affatto sonno, cioè sono ancora svegliissima. Mi devo far venire un'idea, anzi ci dobbiamo far venire un'idea. Idea! Dimmi dimmi, sono curiosa. Allora, questa qui è l'idea. Visto che siamo tanti, che siamo mamma Cinzia, mamma Nadia, babbo Salvo e ovviamente noi, e possiamo organizzare un bel pigiama party fuori in giardino. Sì, che bella idea. Fate 5. Ragazzi, se questa idea vi piace, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto andate ad ascoltare la nostra canzone. Andiamo! Babbo, babbo, babbo! Mamma, mamma, mamma! Mamma! Babbo, babbo, babbo! Mamma! Babbo, ma ancora non sei in pigiama? No, perché ci è venuta un'idea! Nadia, che la sentiamo quest'idea? Io non mi aspetto niente di buono, te lo dico! Ok, sentiamo quest'idea! Allora, visto che stiamo in tanti... Sì? Perché non facciamo un pigiama party? Un pigiama party? Pigiama che? Fuori? Sì, sì, fuori! Nadia, te che dici? Cinzia, senti, te che dici? Cioè, nel giardino, nel vostro giardino con gli insetti, sì, sì, siamo sicuri? Salvo, te che dici? Nadia, Cinzia, ma secondo me non è così tardi. Secondo me possiamo fare la prova di assecondarle, che dite? Ma sì, cosa può mai succedere? Proviamo! Ok, adesso vi faccio vedere il mio. Il mio invece, che è ovviamente qua sotto, no, ecco questo. È così. È come si dice, a tema frutta. A tema Macedonia. Con sotto i fiori. Sì, ci sono tutti i succhi. E sotto ci sono i fiori. Però adesso voi non ci potete vedere. A dopo!
Nadia, io non capisco. Volevano fare pigiama party, è quasi mezzanotte e ancora non sono arrivati. Ma è magnifico, allora rientriamo in casa, dai. Io non so, volevo sapere che fine hanno fatto. Siamo qui. Oh, finalmente. Ok, siamo pronte per il pigiama party? Ma certo. Sì, Nadia, sei pronta? Yeah. Non mi sembra dalla faccia. Adesso che siamo fuori, che cosa volete fare? Andiamo sul saltirello. Sì, saltirello. Ok. Noi no. Noi tre che cosa facciamo? Ma noi tre ci andiamo belli belli in sdraiarella. Quelle sdraie sono perfette. Bene. E noi andiamo. Sì. Fa freddo però, eh. C'è un asciugamanino. Salvo, Nadia, ci sono anch'io, dove andate? Ma cosa raccoltiamo quando le trovate? Ok. È ghiacciato, sì. Fammi saltare. Ok, faccio saltare. Uno. Brava! Guarda, anch'io so fare una capriola. Ah, il saltiero è invecchiato. Uno, due, tre e... Un po' malizia, però l'ho fatta. Nadia, però questi da 20 minuti che stanno giocando sul salterello e io mi sto annoiando. Anche leggermente freschinetto. Sì, esatto. Forse dovremmo fare qualcosa per scaldarci. Forse Cinzia, che ne dici? Effettivamente fa freschino, sì. Però si potrebbe fare un gioco. Brava Cinzia, ho un'idea, guarda qui cosa c'ho. Giochiamo a obbligo e verità, che dite? Si può fare, sì. Dai, almeno giochiamo tutti insieme. Perfetto, sì, allora vado a chiamare le bimbe. Giorgia, Giada, ma che vi siete chiuse qui dentro? Sì. Ma non vi siete stancati di giocare sul saltarello? No. 20 minuti che saltate. No, comunque, scendete dal saltarello perché io, mamma e Nadia abbiamo un nuovo gioco che si può fare tutti insieme. Ok. Sì, esatto, venite su. Yo. A che si gioca? Abbiamo avuto l'idea di giocare tutti insieme a Obbligo e Verità. Volete giocare? Sì! È bellissimo il gioco Obbligo e Verità. Sì. Ma chi inizia a pescare? Essendo che il gioco l'ho proposto io, pesco io per prima, ok? Ah, giro, vediamo se c'è un obbligo o una verità. Ok. Obbligo. Ce l'ho io una bella idea per farti fare l'obbligo perfetto con questo freschino. 10 bei giri della piscina. Sono proprio curiosa di vedere correre Babbo. Sì, sì, ridete, intanto faccio la mia corsetta. Vado. Siamo a 10, ce l'ho fatta. A chi tocca adesso pescare il bigliettino? Pesco io. Eh no, pesco io che sono vecchiarella e quindi pesco io. Eccolo qua. Però forse mi sono pentita. Speriamo bene. Questo. Verità. Ce l'ho io una verità. Nadia, dici l'ultima cosa più brutta che hai fatto. Ma cattivo, brutto e non mi viene in mente proprio niente. Anche se forse una cosa me la ricordo. Ed è successa proprio nel vostro bagno. Praticamente dovevo lavarmi i denti e non trovavo più il mio dentifricio. Quindi sono entrata di nascosto nel vostro bagno e ho trovato il dentifricio di Salvo. Beh, volevo usarlo, ma mi è cascato. E mi è cascato ed era già aperto. Ed era aperto e io l'ho schiacciato. È uscito tutto, l'ho nascosto tutto e l'ho buttato. Scusate. Ma ecco perché non lo trovavo. Oh, c'è niente da ridere, sono rimasto senza denti lavati tutta la mattinata. Non si ride per queste cose. Scusa, usa quello di Cinzia, della mamma. Ragazze, però ora che dite? Se andiamo a letto che è mezzanotte, mi fa freddo e ho sonno. Sì, siamo d'accordo. No. Uffi, io non c'ho ancora sonno. Nemmeno io, vogliamo ancora giocare. Giocare, giocare.
Giada, c'ho un'idea, vieni con me, seguimi. Giada, allora, te vai a distrarre i grandi, io tolgo la chiave dalla casa, della casa, e la nascondo, così non possiamo più entrare in casa e resteremo sveglie tutta la notte per giocare. Sì, vado subito. E io vado a togliere la chiave. Nadia, io direi di andare a letto. Anch'io, ho preso. Salvo, salvo! Sì? Mamma, mi ha fatto un'ape! Tufi! Ma come un'ape? A quest'ora di notte? Non ho mai visto le api di notte! Ma che api avete qui in Toscana? Escono fuori anche la notte col buio! Amore, fa vedere! È qui! Dove? Io non vedo! Hai qualcosa, è una pomata, è un quel... Sì, Cinzia, vai a prendere una pomata! Devo fare veloce, allora... Non la chiave, non devi togliere. È durissima! Devo togliere, ok. Oh sì, ma dove la nascondo? C'ho il pigiama ma non c'ho le tasche. Oh, sotto il tappeto. Vabbè, allora c'è così. Ora basta, bimbe, ora si va a letto. Su, tutti insieme, su, a letto. Andiamo, che si è fatto tardi. Anna, buonanotte. Tutti a letto, su. Andiamo, okay. Andiamo. Cinzia, ma la chiave? Salvo, ce l'hai te? No, io non ce l'ho la chiave, io l'ho lasciata, sono sicuro di averla lasciata attaccata qui. Non è che l'hai presa te dopo che sei uscita per ultima? No, Salvo, io non ho neanche le tasche. Io non l'ho presa. Perché neanche io ce l'ho le tasche. Sì che ce l'hai, qui? Non ce l'ho, non c'ho nulla. Nadia, non è che l'hai presa te la chiave? La chiave di cosa, scusate? La chiave della porta per entrare. Come? Non trovate la chiave della porta? No, si era lasciata attaccata alla porta, ma non c'è. Ma secondo voi dove me la metto? Mentre voi, come dire, cercate le chiavi, sì. Noi andiamo a saltare sul trampolino. Comunque non siamo state noi a prenderle. Sì, è vero. Allora, ragazzi, noi dobbiamo trovare le chiavi perché è mezzanotte, a me mi fa freddo e bisogna andare a letto, anche perché ci sono due bambine che si possono ammalare. L'ultimo uscì di casa, Cinzia, sei stata te. Ok, sono uscita per ultima, però io ho chiuso la porta e basta, la chiave l'ho lasciata lì. Beh, allora, se tu non ce l'hai e lei non ce l'ha, beh, forse sarà qui nel giardino, forse l'abbiamo portata là sulle sdraio. Dai, andiamo a cercarla perché io freschino e anche un po' di paura. Sono d'accordo con te, Nadia. Cerchiamo la chiave perché io di nuovo fuori non ci voglio dormire. Perché anche l'altra volta è successo che si era persa la chiave e abbiamo dormito per qualche ora fuori. E questa volta non ci voglio dormire, quindi dividiamoci e chi trova la chiave chiama. Allora, la porta è qui, la stradella è questa per andare verso le sdraio e qui c'è un giardino. L'altra volta, se non sbaglio, alla fine l'avevo trovata per qui. Ma non vedo niente. Spero che Nadia o Cinzia siano più fortunate di me. Io vado verso il salterello dove ci sono le bambine e vediamo. Qui no. Là sotto. Niente. Ciao ragazze. Non è che qui dentro avete trovato la chiave? È impossibile che c'è qua dentro, okay. È chiuso. Vabbè, continuo ad andare verso la staccionata. Non trovo niente, ragazzi, e poi è tutto buio. Se vado di là, rischio anche la vita. Torno indietro. Secondo me le chiavi non sono qui. E niente, ragazzi, neanche qui c'è la chiave. Ma come facciamo? Intanto non le troveranno mai le chiavi. Ma nel mentre, ascoltiamo la nostra canzone? Sì, che bello! Noi siamo Salvo e Giorgia, wow, di video sempre una pioggia. Con mamma Cinzia quante ne combiniamo, tra giochi e risate, sai che ci divertiamo. Tanto divertimento, ma che casino. Sento io ne penso, e mille ne combino. Ma già da me mi è venuta una fame. Anch'io, Giorgio, sono a fame. C'ho un'idea. Visto che abbiamo le chiavi di casa, perché le ho nascoste, entro in casa e vado a prendere qualcosa da mangiare. Tu aspetta qui, ok? E soprattutto controlla i grandi. E cosa gli dico quando non ti vedono? Sto cercando le chiavi. Ok, vai, vai, che sto morendo di fame. Ok, diamo questa brutta notizia alle bimbe. Giada, Giorgia. Giorgia, bisogna che... Ma? Quelle che cosa sono? Patatine. Sì, sono patatine. Patatine? E dove le avete prese le patatine? Babbo,
dopo le abbiamo trovate laggiù. Le avevate lasciate magari lì ieri. Sì. Giorgia, non mi prendere in giro, mi fa freddo e ho sonno. Dove avete preso quelle patatine? Guarda, ci hanno beccati, Giorgia. Giorgia, non ho voglia di scherzare. Dove hai preso queste patatine? In casa. In casa? Scusami, come hai fatto a entrare in casa? Con le chiavi. Basta, Giorgia, abbiamo sonno e abbiamo freddo. Ora subito in casa che andiamo a fare i due conti. Su, scendere, veloci. Veloci tutte e due. Uffa, stavamo divertendo. E io no invece, perché sto morendo di freddo. Veloce, Giorgia, mettete le ciabattine a letto, veloce. Aia, babbo, andiamo, aia. Andiamo. Ma non puoi stirare già dall'orecchio. A letto. Ok. Vai, in casa. Su, andiamo, che bisogna fare un discorsetto con voi due. Andiamo. Salvo. Sì? Salvo, ma Nadia è già entrata? Sì, io penso che sia già entrata. È andata in camera perché diceva che sentiva freddo. Andiamo, venite con me voi due. Ragazze, questo scherzo a me, mamma e Nadia non ci è piaciuto, ok? Vi sembra giusto quello che avete fatto? Ci avete fatto morire di freddo e anche di fame, se vogliamo dire, e soprattutto di sonno, eh? Avete capito che avete sbagliato? Beh, insomma, non è che ci credo più di tanto, non l'avete fatto apposta, invece sì, l'avete fatto apposta, avete nascosto la chiave, quindi se siamo tutti d'accordo, io direi adesso di andare a dormire. Sì. Perfetto, allora direi di salutare i nostri amici. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E io con Giorgia e Giada vi salutiamo con un grande wow! Che c'è gente che dorme. Andiamo su, a letto.